Quest'anno è l'inaugurazione dell'anno accademico 22-23, quindi oggi abbiamo qui le matricole, ovvero tutti i nuovi iscritti. Da quest'anno abbiamo 100 posti, puntiamo ad implementarli ulteriormente anche l'anno prossimo, arrivare almeno al 120. La città di Portogruaro ha messo a disposizione attraverso le sue istituzioni una nuova aula che stiamo allestendo anche per dare una risposta adeguata a quella che è la didattica di tipo universitario. L'infermiere è una posizione centrale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito della formazione. Ci troviamo a trovare una situazione un po' particolare in quanto pur aumentando l'offerta non abbiamo gli studenti, quindi di conseguenza una delle sfide future per quanto riguarda la parte accademica è quella di capire quali sono le motivazioni per questa non, diciamo, accettabilità da parte dei nuovi studenti entrare a far parte di questa professione, una professione realmente indispensabile per il Servizio Sanitario Nazionale. Entrare a 20 anni a contatto con un mondo che prima conoscevi solo come utente in veste da quasi professionista, da professionista in tirocinio, è un'esperienza molto potente, soprattutto quando ti trovi a fare i primi turni, il primo contatto con il paziente, le prime notti, anche i primi casi brutti. È un'esperienza che penso non la offra nessun altro corso di laurea, è veramente potente come esperienza. Per noi il corso di infermieristica è doppiamente un'opportunità per i professionisti che lavorano, perché è un modo per rimanere agganciati al mondo della formazione, nei rapporti che hanno con gli studenti, seguendoli durante il tirocinio. Ed è un'opportunità anche in termini lavorativi, perché sono ragazzi e ragazze che una volta laureati per la maggior parte sceglieranno di rimanere in azienda, quindi garantiranno quel turnover necessario al nostro sistema. E soprattutto rappresentano anche le nuove leve, le nuove generazioni che serviranno per i progetti di ampliamento che abbiamo all'interno dell'azienda e quella che è la sanità dei prossimi 10 anni, che si sta disegnando anche col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.